think about the gym. Ed ecco il lago di Campotosto. Qui parcheggiano i camper e si godono questa visuale. Là in fondo si intravede tra le nuvole la vetta del Corno Grande, che sarà il nostro obiettivo di domani. Ragazzi, sono sulla piana che caratterizza il massiccio del Gran Sasso. Davanti ho il Monte Prena e tutto il centenario che si vede, che si dipana ai piedi di questa montagna straordinaria che è il Gran Sasso. Ora si va a Campo Imperatore e saliamo la vetta. E cominciamo la salita a Campo Imperatore verso la vetta ovest del Gran Sasso, quella lassù, quella cima alta, 2911 metri. Partiamo da quota 2000, dove sono gli osservatori. Abbiamo lasciato da poco l'osservatorio, gli osservatori, e si vede da qua una veduta magnifica dal Corno Grande. Tutta il sentiero del centenario, tutte le creste fino all'Infornace, al Prena. Veramente un posto magnifico, giornata splendida. E siamo giunti alla sella di Monte Aquila. Monte Aquila lassù. Pizzo Cefalone, pizzo intermezzo. E qui siamo alla diramazione, che a destra porta alla direttissima al Sassone, Alba Filia. E di qua invece abbiamo il rifugio Garibaldi, la sella del Bracciaglio e il Corno Grande che porta dentro. Fascino questo luogo. Ed eccoci al bivio della sella del Bracciaio. 2506. Davanti a noi il Corno Piccolo, pizzo intermezzo. E siamo arrivati al valico. Qui adesso noi prenderemo la via delle creste, che è questa qua. Saliremo in cresta e poi faremo tutte le roccette fino alla vetta, che è quella lassù, la vetta ovest del Corno Grande. Ecco le prime nuvole, anche di là stanno arrivando le nuvole, ma tra un'ora neanche saremo in vetta e ci godremo lo splendido panorama. Ed eccoci che iniziamo la salita sulle roccette che caratterizzano questa via. E questa via delle creste si mostra subito molto panoramica. Là dietro la vetta si intravede la croce. Veramente vicinissima la vetta. Eccoci sopra il calderone, ormai gli ultimi metri prima della vetta. Ecco la croce.
una persona da recuperare, credo. E ecco la croce. Ed ecco che è in corso un'operazione di recupero sulla parete del Corno Grande, detta est. Abbiamo appena assistito a un recupero su parete di un alpinista che era finito in un punto dove non poteva né andare avanti né andare indietro, sotto la parete del Corno Grande dell'altra vetta, non questa ovest, ma quella est. E ora ci facciamo, era rimasto abbarbicato su quella parete là. C'è ancora un po' di neve sul calderone, non si vedeva affatto dall'alto, c'è ancora un minimo di ghiacciaio. E siamo a settembre. E ecco che abbiamo intrapreso la via di discesa. Faremo la normale a scendere. Una via anche questa bella, molto semplice da fare, ma suggestiva. E stiamo scendendo la parte ripida della via normale. Chiaramente è un pochino più ghiaiosa rispetto alla via delle creste, però si percorre agilmente. Sta salendo la nebbia, l'aria che viene dal mare si condensa, trovando ecco, questa muraglia d'aria fredda, quindi si condensa. E la normale assomiglia molto a un paesaggio lunare. Siamo nuovamente alla sella del Monte Aquila, a 2335 metri. Questo sentiero molto bello, che costeggia il Monte Aquila, si conclude qui questa bellissima giornata, questa bellissima avventura volta alla conoscenza del sentiero delle creste per raggiungere la vetta del Corno Grande.